Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Siamo arrivati alla fine del mese di novembre e quindi questo significa due cose. Una, che si sta avvicinando il Natale a grandi passi e due, che è arrivato il momento del video sui preferiti del mese di novembre. Quindi, siccome le categorie sono un po', parto subito con la prima, che è il viaggio del mese. Considerando che novembre è un mese in cui possiamo vedere bene i colori dell'autunno, ma è anche un mese in cui comincia a piovere perché l'inverno si avvicina, comincia ad esserci un pochino di nebbia, io ho pensato che l'unione dei colori dell'autunno con la pioggia e la nebbia creano uno spettacolo veramente bello e affascinante in una zona particolare, che è la zona delle Langhe. Io vi consiglio, se non ci siete mai stati, di andare a vedere questa zona perché è veramente suggestiva in questo mese. Davvero è qualcosa di molto molto bello secondo il mio punto di vista. Io ci sono stata, non ci sono stata quest'anno in realtà, ci sono stata qualche anno fa, però era appunto il mese di novembre e mi ricordo che c'erano questi paesaggi veramente bellissimi. È una zona molto molto bella ed è anche una zona in cui, se vi piace mangiare e bere, potete fare un interessante tour enogastronomico perché appunto ci sono tantissimi vigneti e quindi ci sono anche tantissimi vini. Ora, nel mio caso, mi interessa poco perché io sono astemia, quindi non ho fatto il tour enogastronomico, però ho fatto il tour paesaggistico, quindi sono andata a vedere tutti quei paesini, tutte quelle cittadine che sono appunto si trovano in questa zona e devo dire che mi è piaciuta veramente molto, quindi ve la consiglio. Consiglio perché davvero ci sono dei paesaggi molto suggestivi. Inoltre, se vi piace fare fotografie, è la zona ideale perché si creano degli scenari che veramente sono da fotografare. Quindi vi consiglio le Langhe. La seconda categoria è il film del mese. Ragazzi, finalmente sono riuscita ad andare al cinema. Incredibile, incredibile. Ci vorrebbero i fuochi d'artificio perché sono riuscita ad andare al cinema dopo mesi che ci provavo, non ci riuscivo mai. Finalmente ce l'ho fatta. Sono andata a vedere un film che è uscito in realtà ad ottobre, però vabbè, l'ho visto a novembre, che è L'inganno. Ed è un film che mi è piaciuto molto, è un film particolare, devo dire che io l'ho trovato bello ma anche molto duro, almeno su di me ha avuto questo effetto. Sono uscita dal cinema con una sensazione un po' così, cioè l'ho trovato un film duro, in qualche modo è riuscito un po' a scuotermi. È un film ambientato durante la guerra di secessione americana, c'è un collegio per sole femmine che è rimasto, diciamo, aperto per dare ospitalità a tutte quelle ragazze che non hanno un altro posto dove andare, perché comunque c'è la guerra, sono in piena guerra. Una di loro, quella più piccola, trova nel bosco un soldato nordista ferito e decide di aiutarlo, di dargli una mano e lo porta in questo collegio. Ovviamente c'è un po' di fermento, un po' di paura perché lui è un nordista e hanno paura, loro che appunto sono invece del sud, di essere scoperte e comunque di essere punite per avergli dato ospitalità. E però comunque in qualche modo lo tengono nascosto, lo aiutano e diciamo che la presenza di questo personaggio maschile, di questo soldato all'interno di questo collegio crea un pochino di turbamento, diciamo così, perché comunque sono donne abituate a stare chiuse lì, insomma, sono donne un po' così un po' schive, che non hanno molta vita sociale, soprattutto con appunto con l'altro sesso, con uomini, e quindi questa presenza suscita, diciamo, un po' di fermento. Poi accadranno delle cose che non vi svelo, altrimenti vi spoilerò il film, insomma ci saranno un po' di situazioni e c'è un finale abbastanza particolare che mi ha lasciato, diciamo, un po' interdetta, diciamo che mi ha lasciato un po' interdetta. E non che non mi sia piaciuto, sono rimasta però un po' scossa, diciamo che sono rimasta un po' scossa. L'ho trovato un film duro, in qualche modo anche crudo, se vogliamo. Però c'è comunque, diciamo che l'aspetto più profondo di questo film mi ha anche fatto riflettere. Ora non vi voglio spoilerare il film, però diciamo che se lo guardate analizzando un pochino quello che c'è sotto,
È un film anche che in qualche modo fa un po' di tristezza, perché comunque è un film che lascia anche degli elementi, insomma, di tristezza. Chi lo ha visto mi faccia sapere magari nei commenti cosa ne pensa e se ha avuto l'impressione, come me, che sia un film bello, ma in qualche modo duro e crudo, perché magari l'ho avuta solo io questa impressione, non lo so, fatemelo sapere nei commenti. Passiamo al prodotto del mese. Questo mese io ho comprato da Douglas uno shampoo per capelli colorati. È un acquisto che non era in programma, devo dire la verità. Ero entrata semplicemente per fare un giro, poi girando appunto tra gli scaffali ho visto questo shampoo e ho pensato di provarlo perché la commessa me ne ha parlato bene. Mi ha detto che oltre a tenere il colore dava brillantezza, che è un po' quello che promettono tutti gli shampoo. Infatti questo si chiama Brilliant Color. Tutti gli shampoo per capelli colorati comunque in qualche modo promettono la durata del colore, la brillantezza. Io ci credevo poco, devo dire la verità, però siccome l'avevo finito lo shampoo, ho pensato di provarlo. Devo dire che ho dovuto ricredermi perché ha dato veramente brillantezza. Cioè, io mi sono lavata i capelli, quando me li stavo stirando è arrivato a casa il mio compagno e mi ha detto: "Ma sei stata dal parrucchiere?" Quindi ho detto bene, con questa domanda mi hai fatto capire che l'acquisto di questo mese è stato assolutamente un buon acquisto, non ho buttato via i soldi perché se mi dici se sono stata dal parrucchiere vuol dire che comunque la brillantezza ai capelli, questo shampoo è riuscita a darmela. Quindi sicuramente io ve lo consiglio se avete i capelli colorati. Ora io ovviamente vi sto parlando del colore dei capelli che ho io, che è rosso, quindi nel mio caso ha dato molta brillantezza. Adesso sono un po' più sbiaditi perché comunque devo rifare la tinta, però devo dire che appena mi sono lavata i capelli, appena li ho asciugati, questa brillantezza io davvero l'ho notata e non l'ho notata solo io. Quindi comunque è un buono shampoo, è un buono shampoo, ve lo consiglio. Tra l'altro è uno shampoo da 250 ml, quindi comunque non è neanche di quelli piccolini, insomma, vi fate un po' di lavaggi con questo shampoo, quindi vi consiglio di provarlo se avete i capelli tinti. L'acquisto del mese, ah, su questo io non ho nessun dubbio, ma nessuno, perché appena l'ho comprato ho detto questo sarà oggetto del mio video sui preferiti, che è lo scaldaletto, che è questo. Ora adesso la scatola è vuota perché io l'ho già messo comunque nel letto e è un prodotto che ho cominciato già ad usare da un po', è veramente veramente fantastico. La marca è Silver Crest, l'ho comprato alla Lidl, mi sembra l'avevo pagato 19,90 o comunque un prezzo del genere. E veramente è una cosa fantastica e spettacolare perché io che sono estremamente freddolosa, mi ha cambiato la vita questo prodotto, perché io comunque, pur non avendo una casa fredda, perché io non ho una casa fredda, perché in realtà ho i caloriferi che funzionano un po' all'antica perché hanno le serpentine nel pavimento, sono case degli anni 60, quindi in quegli anni andavano molto di moda le serpentine nel pavimento, quindi il calore va verso l'alto e devo dire che è una casa abbastanza calda. Però, nonostante questo, le lenzuola nel letto sono sempre fredde, quindi tutte le volte che io entravo, prima di avere questo prodotto, che entravo nel letto, lo trovavo freddo, quindi comunque era una cosa che davvero a me dava fastidio. Poi io uso solo la camicia da notte, che è una camicia da notte abbastanza corta, quindi non uso il pigiama perché io li odio i pigiami. Quindi non uso maniche lunghe, non uso pigiama, uso quelle classiche sottovestine che io uso come camicia da notte perché comunque io non mi va di essere troppo vestita durante la notte, mi dà fastidio. Quindi usando un tipo di camicia da notte del genere, ovviamente il freddo delle lenzuola io lo sento di più. Devo dire che con questo prodotto veramente la mia vita è cambiata perché io arrivo a letto, lo trovo caldo ed è veramente una cosa fantastica. Quindi se patite il freddo io ve lo consiglio. Inoltre io lo tengo acceso 5 minuti giusto per togliere il freddo dalle lenzuola perché in 5 minuti comunque si scalda il letto, lo metto al massimo, lo tengo 5 minuti, si scalda il letto. Entro nel letto e lo spengo, quindi sono 5 minuti al giorno, quindi non è neanche una cosa che mi va a consumare elettricità perché non lo tengo acceso 12 ore, lo tengo acceso proprio 5 minuti al giorno, quindi è veramente una cosa che si può fare senza andare a spendere tantissimi soldi di elettricità e veramente mi ha cambiato la vita, quindi io se patite il freddo ve lo consiglio assolutamente.
Passiamo alla prossima categoria che è la curiosità dal mondo. Sono rimasta colpita da una cosa che ho letto navigando in internet perché ho scoperto che in Alto Adige c'è un rifugio che a dicembre costruisce due o a volte tre, dipende a seconda dell'annata, due o tre igloo, quindi delle camere praticamente interamente fatte di ghiaccio e di neve che hanno sul letto delle coperte di pelle di pecora e dei sacchi a pelo e si può dormire appunto all'interno di queste costruzioni interamente fatte di ghiaccio e di neve. Io in info box vi lascio il link di questo rifugio, così se siete curiosi e volete andare a vedere potete accedere direttamente. Io devo dire che sono rimasta colpita da questa notizia perché mi aspettavo che queste cose venissero fatte tanto all'estero, ma non mi aspettavo che in Italia facessero appunto una cosa di questo tipo. Devo dire però che l'ho scoperto, so che esiste, ma non ci andrò mai perché io appunto vi parlavo prima dello scaldaletto, figuriamoci se vado a dormire in una camera che è fatta di ghiaccio perché io ho freddo, quindi io assolutamente non ci andrò mai, però è comunque una cosa curiosa e quindi ve la segnalo e ve ne parlo. Passiamo alla foto del mese. Questo mese io vi propongo una foto che ho fatto andando a passeggiare a piedi con il mio compagno in una zona di campagna che ci avvicina alla mia città. Era una giornata abbastanza scura, grigia, nuvolosa, una giornata che sembrava più invernale che autunnale. E mi ha colpito un albero che aveva i rami completamente spogli con lo sfondo del cielo, grigio, quasi blu, era quasi blu. E quindi mi ha colpito molto e ho scattato questa fotografia perché insomma mi sembrava uno scenario in qualche modo molto particolare, molto suggestivo e quindi volevo appunto proporvela perché ci sta secondo me con questo mese di novembre in cui le foglie cadono, l'inverno si avvicina, insomma mi sembrava una tipica fotografia di stagione, diciamo così. Passiamo al cibo del mese. Se avete visto il mio video sulla mostra della zucca, voi sapete che io sono andata appunto a vedere questa mostra, che sono stata circondata da zucche di tutti i generi e sapete anche che ho comprato dei cibi a base di zucca. Se però non avete visto il video, male, molto male, andate subito a vederlo, ve lo lascio nelle schede, ve lo lascio anche in descrizione. Quindi questo mese ovviamente il cibo è stato a base di zucca e io ho mangiato appunto la torta di zucca e poi mi è venuta voglia di rifarmi anche la farinata di zucca che era quella che faceva mia nonna, della quale ho fatto il tutorial, quindi ho fatto la ricetta, il tutorial con la ricetta, anche quello ve lo lascio in descrizione oppure ve lo lascio linkato nelle schede, comunque anche quello se vi interessa potete andare a vederlo. E appunto è stato il cibo del mese perché avendo visto questa mostra della zucca ho mangiato tutte cose a base di zucca. In particolare vi segnalo appunto questa torta di zucca, questa farinata di zucca, perché è veramente una cosa che mi piace molto e insomma in questo mese l'ho mangiata 2 o 3 volte, quindi volevo proporvi questo come cibo. Passiamo all'ultima categoria che è quella dedicata agli amanti dei tarocchi. Perché l'ultima categoria è l'arcano del mese e io questo mese vi propongo il matto. Il matto ha un consiglio, perché è vero che è una carta che è considerata quella della persona comunque che non ha, che vive alla giornata, che non ha progetti futuri, che insomma non è affidabile, però anche il matto porta con sé dei consigli e sono dei consigli molto saggi. Andiamo a vedere insieme che cosa vuole dirci questo mese. Il matto questo mese consiglia di trovare lo spazio per concedervi un po' di leggerezza. Non farti appesantire dal giudizio degli altri, lasciati alle spalle le scelte sbagliate prima che diventino una gabbia. Questo è un consiglio secondo me molto importante perché quante volte ci lasciamo condizionare dal giudizio degli altri, quindi questo non ci permette di essere spontanei quanto vorremmo. Quante volte magari ci sentiamo un po' ingabbiati perché non riusciamo a fare delle scelte che magari sarebbero per noi delle scelte libere, ma perché appunto siamo appesantiti da quello che gli altri possono pensare, insomma non riusciamo magari tanto ad essere sempre così leggeri, quindi a prendere la vita con un po' più di leggerezza.
Io non so voi, però a me succede tante volte comunque di non riuscire ad essere completamente spontanea. E quindi ho pensato che insomma il consiglio del matto questo mese poteva essere molto importante, anche perché siamo a novembre, si sta avvicinando il Natale, quindi si sta avvicinando anche Capodanno, stiamo per entrare nell'anno nuovo e quindi insomma ho pensato che come buoni propositi, tra tanti buoni propositi, ci potrebbe essere anche quello di concedersi di essere un pochino più spontanei e anche concedersi qualche volta di fregarsene un po' di più di quello che pensano gli altri. Detto questo, io concludo con questo video, vi saluto, vi mando un bacio enorme, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di mettere un like al video se vi è piaciuto, continuate a seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!